Presso la sede della città metropolitana di Napoli si è tenuto un convegno nazionale antimafia sui temi delle infiltrazioni malavitose negli enti locali e la gestione dei beni confiscati, argomenti di stretta attualità visti diversi comuni sciolti negli ultimi anni proprio per tali motivi. Ad organizzare l'iniziativa Ugo De Cesare, presidente osservatorio della legalità. Troviamo in quasi in tutti i comuni con la pubblica amministrazione, con la corruzione, ne parliamo anche negli uffici, per esempio, degli uffici tecnici dei comuni, dove nasce la corruzione dalla dirigenza per avere una licenza, per avere una qualsiasi cosa, una concessione, là nasce proprio la corruzione. E la maggior parte dei comuni mettono sempre menti raffinati, il capo dei capi, diciamo, persone con altissimo profilo legale, magari che fanno capo a qualche mafioso. Ad intervenire sul tema delle infiltrazioni malavitose nella pubblica amministrazione è anche Giuseppe Cimmarotta della DDA. Innanzitutto è la pubblica amministrazione che deve, prima ancora di consentire l'intervento della magistratura o delle forze dell'ordine, deve creare e sfruttare i meccanismi già esistenti per impedire le infiltrazioni della criminalità organizzata nella pubblica amministrazione. Attenzione ancora più forte in questo periodo che c'è l'importante capitolo, insomma, della spesa dei fondi europei. E certo, chiaramente, come ha detto il procuratore nazionale Giovanni Melillo, bisogna fare molta attenzione. Il Ministero dell'Interno già ha predisposto strumenti particolarmente penetranti proprio per evitare che su questi fondi ci sia immediatamente una sorta di accaparramento da parte delle forze criminali. A rappresentare il Comune di Napoli, l'assessore alla sicurezza e legalità Antonio De Jesu. Io ho fatto parte di commissioni straordinarie in comuni sciolti per infiltrazioni mafiose. A Ercolano nel 1993, a Cassandrino nel 1998, sono reduce da un anno ad Eboli. Il tema è soprattutto dotarsi di anticorpi, perché le regole oggi per gli appalti e per le cose sono ben definite, sono regole che alcune volte, soprattutto in alcuni enti locali, vengono dribblate. Io credo che all'interno degli enti locali un tempo c'era il Corecom che aveva il compito di fare un controllo sugli atti amministrativi. C'era un segretario comunale, un segretario generale che doveva dare dei pareri di legittimità e anche questa figura è venuta meno. Durante l'iniziativa è stato dato un riconoscimento ad Antonio Sabino, sindaco di Quarto e consigliere metropolitano al patrimonio, per il grande riutilizzo di beni confiscati sul proprio territorio. È un riconoscimento che fa certamente piacere, ma che condivido con l'intera città che ha seguito l'indirizzo politico che si è dato l'amministrazione. Portare tanti beni al servizio della nostra comunità significa anche aver dato lustro a un grande lavoro che è stato fatto dallo Stato, in particolar modo dalla magistratura, e noi siamo orgogliosi di seguire questo percorso. Il ruolo dell'informazione sul rapporto tra enti pubblici e malavita lo sottolinea il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli. Raccontare tutto, non fare omissioni. Infiltrazioni nella pubblica amministrazione, vediamo che è un tema che purtroppo rimane attuale, non è un tema secondario quello dei beni confiscati, sono beni tolti alla camorra. Noi con orgoglio facciamo parte, come Ordine dei giornalisti della Campania, nella gestione di un bene confiscato a Quarto. È stato chiamato Casa Meari, lì c'è una radio che si chiama Radio Meari, ci sono grandi attività di sostegno anche nei confronti delle donne e delle disabilità, e quindi diciamo, è un piccolo gioiello nel quale, diciamo, noi ci siamo.